Vai, comincia a andare in gas, poi per up e poi andare sul gas. Vai. È la contenta. Veramente. Bene, amici, questa è Algarve, ma dimenticatevi queste bucoliche colline e speriamo che non piova, perché sono qua invitato da Bridgestone, tra l'altro bellissimo kit di benvenuto. Ecco, perdo un occhiale da sole al mese, quindi grazie agli occhiali da sole per provare nuove Potenza Race pneumatici da Track Day, vengono definiti, e ovviamente qua c'è uno dei circuiti più belli del mondo, Portimão, ma sono qua anche per raccontarvi di questo Realme GT Neo 3 150 watt di ricarica. Vabbè, ma chi se ne frega, andiamo a fare colazione e poi in pista. Buongiorno, ma che spettacolo ti danno? Buongiorno, bellissimo spettacolo. Ciao Andre. Tra l'altro copiato da te, mezza British e mezza Italian the breakfast. Io ti copio le traiettorie. Cos'è? Era il contest. È la contest. Veramente. Non mi ricordo che ci oramai. And then in the envelope. Ah, ok. And then we will nella check busta them during the briefing. E poi ci analizzeranno. Ah, ok, non lo chiudo. Ok, sorry. Thank you. Io l'ho scambiato col mio col tuo, Andrea per Andrea. Vabbè, quindi vuol dire, che già, vuol dire che devo tornare all'albergo e già subito così in partenza. E che spettacolo, sotto i teli le MC20 Maserati, V6 a 90 gradi, motore basso, meno di 1500 kg di peso, scocca in fibra, 100 kg pesa e tra l'altro lasciata parte in vista, equipaggiate ovviamente con le nuovissime Potenza Race, 245-35 ZR20 l'anteriore, tra l'altro carboceramici. E cosa sono queste Potenza Race? Praticamente delle gomme pensate per il track day, quindi delle semi slick. Guardate la posteriore 305-30 ZR20, quindi molto più larga, quanta parte ha di gomma non intagliata, bestiale. Poi ve le faccio vedere dentro, quando prima le hanno svelate ce n'è una lì, ve la faccio vedere meglio, ma non vedo l'ora di scendere in pista qua a Portimão. Abbiamo fatto un mini briefing, deve essere spettacolare. Oggi sono veramente gasato. L'hai mai vista, hai provato? In Portimão l'ho vista solo in foto. Bene, quindi iniziamo bene. L'MC20 l'ho vista solo sui video su YouTube. Fai il primo giro piano, sennò ti perdi tutte le traiettorie e ti perdi tutti i primi tre giri a dover ritornare indietro. Non okay. Cross the line. Ok. Come Max Verstappen. Esatto, che non gli è andato niente. Questo è il primo jump, è bellissimo. C'è anche qui una specie di porta dove ti fa capire dove mettere dove le ruote. Passare. Questa è la parte più bella. Porca vacca. Bellissimo. Passa la velocità, freno off. E comincia dal di qui a mettere un po' di gas e portare mamma il peso di dietro. Mamma mia, mamma mia, vai, vai, vai. Mamma mia, 100, quasi 190 in uscita. Prima eravamo a 180. Che curva! E 260. Aspetta, frenare. Vai, Mamma mia. Ancora sul qua. Freno, abbiamo tanta velocità. Ancora sul freno. Ok, ottimo. Usati tutta la pista qui, vai. Occhio, non andare troppo forte. Ok, e vai. Vai, bam, qua, frena, forte, su, piano, col gas, progressivo, vai, gira la testa, vatti a cercare il punto di corda, ottimo, 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 ottima, ottima linea, piano, calma, comincia a prenderci gusto. Non deve entrare, vero? No, adesso passiamo sul rettilineo, alza gas, no freno, lasciala correre che siamo veloci, esatto. Siamo tanto veloci. Sì. E vai giù tutto, al mettere rettilineo fai i lift e facciamo tutto un giro di raffreddamento. Ok, quasi 190 però siamo usciti, c'è tanta roba. Ma cioè... Vai, fai il lift, togli il gas, andiamo piano, adesso facciamo raffreddamento. Ok, vado piano e racconto un po' di sensazioni con la macchina, con la gomma. Già seconda sessione, tutta un'altra roba rispetto alla prima, un minimo inizio a capire dove girano le curve. Ma questi Potenza Race, mamma mia, ma quanto tengono? Tengono in maniera pazzesca. Anche prima che sono arrivato un po' lungo là,
comunque anche quando hai girato volante hai tanto inserimento anche, sì. Tanto inserimento, tanta frenata, tanta stabilità e anche questa MC20. Considera una cosa, siamo andati molto forte al secondo turno con pochi giri e già eri al limite della macchina, quindi è una macchina che dà una confidenza incredibile perché Portimão è rinomata come pista molto difficile. Curvoni abbiamo visto, abbiamo fatto uscita a 190 all'ora con ingressi a 130-140. Sì, sì, no, è vero, dà proprio confidenza, c'è sempre proprio la gomma, la tenuta, poi questo bilanciamento dei pesi, anche il tiro rilascio non si scompone, cioè ovvio che poi io la sto guidando veramente al 70% delle sue potenzialità, però devo dire tanta roba, sia la gomma, sia la pista, sia la macchina. Andavamo forte, secondo me, se ti vedi da fuori... Se me lo dici tu, mi fido. Sì. Stefano Modena, già il cognome, gran pilota, insomma, si presenta da solo, inutile che io dica chi sei, gran piede. Grazie mille del gran pilota, grazie mille del gran piede, no, non perché penso io, di essere stato... No, ma io sono stato in macchina con te a 2.40 sulla parabolica, me lo ricordo ancora, no, al centro di ricerca e sviluppo di Roma. Certo. E niente, cioè, secondo me è... un tuo racconto quello più interessante su questa potenza race, cioè perché Bridgestone le ha sviluppate, tra l'altro sviluppate nel centro R&D di Roma. Esatto, sì, ma è un pneumatico dedicato soprattutto a chi fa i track day, è un semi slick, quindi viene utilizzato, deve essere utilizzato da delle persone che vanno in pista e poi con la propria macchina fanno tutti e due, va in pista poi torna a casa, quindi diciamo. Ci puoi uscire dal box e arrivare in pista perché è omologato. Sì, esatto, omologato per la strada. Questo è il posteriore ed c'è una grande porzione slick, giustamente nell'anteriore, oppure nei pneumatici che vanno su tutte e quattro le gomme c'è una innovazione che è un piccolo groove che aiuta tantissimo il consumo, quindi tu sai che i nostri tre unique selling point di questo prodotto sono lap time, dry braking e longevity. Parliamo proprio della capacità dello pneumatico di mantenere una prestazione costante su più giri e anche su più giorni di track day. Tra l'altro disponibile dai 17 pollici fino ai 20 pollici, quindi anche per tutte quelle vetture, quelle GT, esatto, con quali magari qualcuno si diverte ad andare proprio la domenica in pista. Stefano, però adesso, visto che devo tornare in pista, due segreti per andare forte a Portimão. Cioè, io ho fatto questo perché ci sono delle curve cieche pazzesche, degli scollinamenti. Ma io ho conosciuto la pista la scorsa settimana, quando abbiamo cominciato a fare un piccolo setup delle macchine, così, una pista bellissima. Non sono in grado di darti molti suggerimenti, anche perché, sai, io oggi in pista ci vado per provare le cose che mi serve di provare, non è che vado a cercare il tempo, che vado a cercare delle grandi prestazioni. Fa il modesto, ma io ho visto un suo giro veloce, cioè no, un tuo camera car, non era veloce. Non era veloce, era passeggio, stavo col braccio così. Vabbè, allora io vado a dormire in pista, grazie Stefano, no, davvero, grazie. Grazie mille a te. Siamo veloci un po' di più. Vai, comincia a andare in piace, poi per up e poi andare sul gas, appiccolato e poi andare sul gas, vai, ottimo comunque, stiamo venendo su, no, vai, rimani tutto sul freno cattivo, cattivissimo, così è bella, così anche perché sì. C'è una bella discesa, là, così è bellissima, così è veramente bella, terza sessione, secondo giro, tanta roba. Bene, beh, abbiamo fatto tutte queste perfette, quindi... Quasi, dai. No, andiamo bene. E mentre Andre fa il vero influencer, caro Andre, allora, io sono sceso dopo queste tre sessioni, wow, cioè con questa esclamazione. Sì. Hai 30 secondi per dirmi come hai trovato queste gomme. Mi è 20. Piaciuto un sacco l'inserimento di curva, fotonico, nel sali scendi, quando senti bene l'appoggio che c'hai in alta velocità, wow. Non hai notato che entrano molto velocemente in temperatura? Cioè io tre curve e già le sentivo belle grippanti. Allora, siamo fortunati perché la temperatura gioca dalla nostra oggi, però sono uscito alla prima curva che avevo ancora i controlli staccati e mi sono trovato di traverso. La curva dopo ho riaperto uguale e stava lì la macchina. Quindi subito sono entrato in temperatura. Gran bel pneumatico. Adesso io dobbiamo provare tutti i giorni su strada. Sai che adesso dobbiamo andare a fare un giro sul... Non dirlo perché lo facciamo, dopo ti freghi da solo. Vabbè, non lo dico. Marco, vieni con me. Perché prima Marco mi ha raccontato una cosa pazzesca, cioè c'è della tecnologia anche sulla scritta degli pneumatici. Sì, effettivamente abbiamo applicato una nuova tecnologia, già anche su altri prodotti, e viene definita High Contrast Sidewall. Praticamente si fa un
un trattamento dello stampo, laser engraving, e quello che viene fuori è che la gomma stampata intrappola la luce e l'effetto è di vederlo molto molto nero. Quindi quello che facevate una volta con il nero gomme o con l'uniposca adesso è molto più tecnologico. Molto più tecnologico. Molto tecnologico. Ricerca e sviluppo, vi ricordo, in Italia, a Roma, grande orgoglio italiano. Pronto Maserati, mi piacerebbe provarla perché secondo me è una vettura super sportiva, 630 cavalli, oltre 700 Nm di coppia, ma non è così estrema. Provata in pista, ovviamente non l'ho provata fuori, ma la senti che l'assetto è bello, cioè è rigido per andare in pista, ma non è di quegli assetti spaccaschiena, pur essendo una macchina, ragazzi, velocissima. Avete visto che velocità sono uscito dalla grande curva qua di Portimao, 190, sotto al traguardo sono passato a 260 orari, velocità massima 325 km all'ora, insomma le prestazioni ci sono, ma la trovo una vettura che secondo me anche nell'uso di tutti i giorni ci può assolutamente stare, magari la versione cielo. Adoro gli spider. Potenza race, gran pneumatico, ho trovato che è entrato in temperatura molto velocemente, che nonostante i miei errori, soprattutto sulla seconda sessione, ovviamente non conoscevo la pista, quindi magari un po' di sottostezza, un po' di sovrastezza, un po' di esagero, un po' fai, un po' qua, quindi magari sale un po' di temperatura rispetto alla guida pulita, ma non ha variato di tantissima prestazione, sempre un gran grip. Quindi gomma per pochi, di nicchia, ma per gli appassionati track day, anche viste le misure, secondo me ha tanto senso. Ecco, forse scenderei ancora un pochino di diametro per magari equipaggiare tutte quelle Abarth o quelle vetture, comunque gli amanti del track day usano. Ma la giornata non è ancora finita. E raga, dopo la mattina in pista, il pomeriggio Bridgestone ci ha organizzato una bella gita in catamarano qua nella marina di Portimao. Ragazzi, quello è oceano, qua siamo dopo Gibilterra. Ma torniamo un po' al nostro Realme. Oggi non ve ne ho parlato tanto perché non posso parlarne troppo, perché c'è un embargo che scade da qualche giorno, arriverà poi la recensione completa. Però qualcosa voglio dirvi. Prima di tutto, sotto luce del sole, ovviamente il display è un AMOLED, si vede decisamente bene. E il processore mi sta stupendo, questo Mediatek Dimensity 8100 davvero si comporta bene, perché avete visto, consuma poco, cioè sono le 17:45, ovviamente allo sblocco sotto al display con l'impronta, e sono ancora al 50% di batteria, e l'ho usato un bel po' anche per fare social, foto, eccetera eccetera eccetera. Quindi, ma soprattutto è super veloce a fare tutto: Instagram, Facebook, spostarsi da una schermata all'altra, molto bene. Ma io mi aspettavo un catamarano a vela, vabbè. Wow. È tutto, finisce dove era iniziato stamattina. Domani si torna a casa a Milano, boh, vedremo, perché è una coincidenza, nel senso che devo andare a Bruxelles perché non c'era faro Milano, e a Bruxelles ho 35 minuti per prendere l'altro volo. Ce la faremo? Non lo so. Bella giornata, bella organizzazione di Bridgestone, tante attività, mi è piaciuto lo pneumatico MC20, speriamo di provarla presto. Pronto Maserati? E è che scade l'embargo? Non mi ricordo, ma vi dico che è ancora vivo, e sì, mi sembra un ottimo compromesso tra velocità, prezzo, batteria, insomma un ottimo medio alto di gamma. Ciao, buonanotte.